Un progetto pilota per la salvaguardia e la tutela di un modello di architettura civile del Rinascimento, qual è l'attuale sede della metrocittà e della prefettura. Sono stati presentati così da Sara Funaro, nuova sindaca della città metropolitana di Firenze, i lavori di consolidamento e restauro delle facciate di Palazzo Medici Riccardi su via Cavour e via dei Gori. Dal lunedì 8 luglio, per la durata di un anno, inizierà l'intervento che rappresenta la quarta e ultima fase di un innovativo protocollo di collaborazione fra Soprintendenza di Firenze, Pistoia e Prato, il Dipartimento Scienze della Terra dell'Università di Firenze e la Direzione Edilizia della Città Metropolitana di Firenze, ed è frutto degli esiti del cantiere sperimentale per le indagini sullo stato di conservazione del bugnato lapideo del palazzo condotto nel 2021-2022. Nella prima fase sono state effettuate numerose indagini scientifiche sullo stato di conservazione del bugnato. Successivamente, nella seconda fase, sono state selezionate le tecniche ed i materiali da usare per il consolidamento e il restauro. La terza fase è consistita nell'elaborazione del progetto esecutivo. L'importo complessivo dell'opera è di 2 milioni e 100 mila euro, finanziato interamente con fondi propri della città metropolitana di Firenze.